Allora, eccoci con un nuovo Vlogmas! Allora, lunedì, io sono arrivata a casa adesso, sono le ore 8:20. E non sono riuscita a girare tutto il giorno, assolutamente, però sono arrivata a casa e ho detto faccio un bel tutorial, perché comunque so che vi piacciono, siamo sotto periodo natalizio e quindi il tutorial fa sempre piacere. Poi fra pochi giorni sarà Natale, fra 2 settimane sarà Natale, quindi vi posso dare ancora, sono ancora in tempo per darvi dei piccoli spunti, darvi delle piccole idee per regalare dei pensierini a qualcuno, perché qua si tratta tutto comunque di pensierini, di piccoli regali da mettere, come vi ho già detto più di una volta, insieme a dei regali o anche solo farli da soli, perché si tratta di un piccolo pensiero, anche perché il Natale non è il regalo in sé. Regali in teoria si potrebbero fare tutto l'anno, indipendentemente dal Natale, e quindi io sono a favore del pensierino. Allora, cosa ho pensato? Siccome vi era piaciuta tantissimo l'idea della stella che ho sull'albero di Natale, che per chi non avesse visto il video dell'albero di Natale può andarlo a vedere. Allora, la stella di cui vi sto parlando è questa qui, che vedete in cima all'albero, eccola qua. Vi è piaciuta tantissimo, in tantissime mi avete chiesto come l'ho realizzata e vi ho rimandato al video tutorial che avevo fatto l'anno scorso su quella stella. Tra l'altro sono andata a prendere il link, perché me l'avete chiesto talmente in tante che ho detto vado a prendere il link e lo metto nell'info box sotto al video, quello dell'albero di Natale. E quando sono andata a prendere appunto il link di quel video, mi sono resa conto che ero un'altra, avevo i capelli biondi, avevo lo chatouche biondo, mi sono detta, ah, però non stavo neanche male, mi piaceva quella tonalità lì di biondo, quindi mi sono soffermata un po' su quella cosa. Ve l'ho messa in info box, quindi se vi può interessare andate a vedere sotto il video dell'albero di Natale, c'è il riferimento alla stella, perché l'ho realizzata in una maniera diversa da quello che andrò a realizzare adesso. La stella è fatta con i bastoncini del ghiacciolo, con gli stecchini in legno che ho unito formando una stella che poi ho rivestito con la lana. E a sto giro qua invece voglio realizzare una piccola coccarda, una piccola ghirlanda, non coccarda, una piccola ghirlanda da poter mettere o semplicemente appoggiata all'albero di Natale, quindi come decorazione dell'albero di Natale, o potete metterla insieme a un pacchettino o sopra un davanzale, cioè veramente potete metterla dappertutto, anche attaccata alla porta di casa. Questa che ho preso io da realizzare adesso è piccola, ma voi potete farla anche più grande. Allora, cosa vi serve? Io ho acquistato questo cerchietto di polistirolo non troppo sottile e poi ho preso della lana, ho preso tutte e due da Teddy, della lana grossa. Poi cosa vi serve? Io come decorazione ho preso questa scritta da Maison du Monde Noël, perché ritengo che sia molto fine, elegante, un po' come quella che ho messo all'albero, ma quella lì è dorata, questa qua invece è argentata, vedete? È bianca e argentata con tutti questi glitter e color legno, no scusate, tutta bianca e color legno, è bellissima, mi piace tantissimo. E poi vi serviranno delle luci. Allora, le luci non sono obbligatorie, io le ho prese perché volevo fare qualcosa di luminoso, però non è obbligatorio, e sono le luci a led, quelle micro led come quelle che ho messo nell'albero di Natale, vedete? Filo bianco, assolutamente bianco, perché la lana è chiara e la luce è bianca calda. Comunque adesso ci mettiamo al lavoro, iniziamo a rivestire la nostra coccarda e poi la completiamo per decorarla e renderla un pochino natalizia, un pochino magica. Quindi pronti, partenza, via!
La ghirlanda è questa qui, a me piace tantissimo, molto molto semplice, veramente semplicissima, sia da fare che anche di visivamente, veramente una cosa molto molto delicata. Sapete che io vi dico sempre che a me piacciono le cose molto molto soft, leggere, raffinate, quindi ho proprio fatto una cosa bianco con questo tocco di verde giusto da dare un po' di colore natalizio. Poi ho messo tutte le lucine intorno e sono andata ad agganciarlo dietro, così vedete il cosino delle pile, è ovvio che si vede, quindi purtroppo non si può fare altrimenti. Non so se magari c'è anche la possibilità di prendere un filo dove c'è il cosino in plastica un pochino più piccolo, non lo so. Io adesso ho in previsione di metterlo ad esempio sull'albero di Natale, adesso proviamo a metterlo insieme e secondo me è veramente molto 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 carino, mi piace, veloce,
semplici da fare, non mi va di farvi vedere anche cose troppo difficili, perché capisco che magari non tutti hanno la manualità e quindi è inutile far vedere cose difficili. Voglio proprio fare cose semplicissime proprio per far sì che voi riusciate a farlo. Allora, potete metterlo dove c'è l'albero, vedete? Io adesso ho provato ad appoggiarlo qui, l'ho attaccato ad un rametto e è bellissimo, secondo me molto 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 fine. Se no potete metterlo anche alla porta d'ingresso, vedete, messo così per illuminare un po' il vostro portoncino. Adesso si fa un po' fatica a mettere a fuoco perché c'è ovviamente buio. Se avete il camino potete appoggiarlo magari sopra, così potete appoggiarlo veramente dove volete. Io ho lanciato un'idea della realizzazione di un piccolo pensierino, adesso tocca a voi decidere dove metterlo, regalarlo, metterlo anche in un pacchettino regalo insieme al fiocco, quindi potete veramente decidere voi come e cosa farne di questo piccolo pensiero. Io vi ho lanciato l'idea. Adesso io vi saluto, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo Vlogmas. Ciao!